Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Io voglio farvi partecipi rapidamente della allucinante esperienza che stiamo vivendo in Senato, perché ci dicono che dobbiamo continuare a sostenere queste larghe o medio larghe intese, perché bisognerebbe cambiare una legge elettorale che nessuno vuole cambiare in verità, ci vogliono far firmare una riforma costituzionale aberrante e pericolosa, ci vogliono in questi giorni far votare le missioni militari definite di pace, ma che per la gran parte sono di guerra all'estero. Ci vogliono, come ci hanno fatto, votare per gli F-35, che noi non vogliamo. Stavano salvando ancora una volta, anche dall'interno del nostro partito Berlusconi, abbiamo evitato questo rischio. Hanno salvato dal nostro partito Alfano e Cancellieri e non vogliamo più avere a che fare con questa gente che non c'entra con noi, non c'entra con noi e non c'entra con la sinistra. E allora bisogna che stiamo attenti, dopo che è decaduto lui, a non passare peraltro dalla padella nella brace, perché dalle larghe intese siamo passati in una situazione forse peggiore, più ambigua e più pericolosa. Perché siamo passati dai fascisti alla Gasparri, da Berlusconi e Brunetta, siamo passati a quelle che venivano definite sulla prima pagina l'altro giorno dell'Unità, le scorie. Abbiamo un problema di smaltimento delle scorie, abbiamo gli schifani, che è quello del lodo, implicato dalla magistratura per i rapporti coi mafiosi, abbiamo i sacconi, il peggior ministro del lavoro della storia della Repubblica, quello che voleva e vuole e vorrebbe abolire le norme anche costituzionali a tutela del lavoratore, a tutela dell'ambiente, al rispetto di quella che è la dignità, la sicurezza e la libertà delle persone. Sacconi è quello che voleva sequestrare la stanza dell'ospedale dove doveva essere ricoverata Eluana Englaro. Troviamo personaggi come Quagliarello, che aveva urlato quella volta, ci aveva urlato assassini in Senato alla notizia della morte di Eluana Englaro. Abbiamo il ministro della guerra Mauro, abbiamo Giovanardi, un campione dei diritti civili, come sappiamo. Abbiamo l'esperto di sanità privata Roberto Formigoni. Abbiamo il ministro dell'interno kazako, quello del lodo Alfano 1, del lodo bis, tutti a protezione del grande capo. E abbiamo, per chiudere il cerchio, un'altra figura emblematica che ci fa passare dalla tessera P2 di Berlusconi alla tessera P2 di Fabrizio Cicchito. Allora, guardate, con queste persone noi non vogliamo più avere a che fare. Noi dobbiamo cercare di finire al più presto, di liberarci da questo giogo che limita la nostra storia, la nostra cultura, la nostra vita e il nostro futuro. Noi siamo alternativi alla destra, ai leghisti. Noi siamo in grado di fare una maggioranza, un governo del centro-sinistra, di progressisti. Basta che ci liberiamo di queste scorie e bisogna avere il coraggio di farlo, perché i contenuti con Pippo e con tutti voi che siete qui questa sera ce l'abbiamo. Sono stati raccontati, sono stati scritti, abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di lavorare, non ne possiamo più di grandi capi di alto, altissimo livello che vogliono imporsi, dirci che cosa fare. Siamo liberi dentro e vogliamo essere liberi nella nostra attività politica. Liberiamoci della destra.